In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La festa, anzi la solennità che oggi celebriamo, è molto bella, ma è sempre da riscoprire ogni anno. Perché come tutte le grandi feste rischia di sembrare una cosa meravigliosa che però è accaduta a qualcun altro che non siamo noi. Invece nelle occasioni più importanti è sempre fondamentale per noi capire il senso che ha per la nostra vita, quello che celebriamo, non nella fede, nella storia di altre persone, in questo caso di Maria. Allora proviamo a fare proprio queste due cose. Innanzitutto a capire come ha fatto Dio e perché gli è venuto in mente di fare questa cosa, che tra l'altro, come avete visto dalla liturgia, non è contenuta nelle scritture. Il fatto che Dio abbia creato una creatura senza il peccato originale non c'è scritto, né nella prima né nella seconda lettura né nel Vangelo. È una cosa che noi abbiamo capito, quindi questo è già il primo motivo per cui sorridere. Non tutte le cose che Dio ha fatto, sta facendo e farà sono già scritte, e meno male. Molte cose le dobbiamo capire noi, che sono all'opera, e questa è una delle cose più belle di questa festa. È la Chiesa che ha capito che Maria era così, era sicuramente stata creata in un modo speciale e vediamo il perché. E poi cerchiamo di capire in che modo questa cosa che è successa a lei in qualche modo riguarda anche noi. Per capire come mai Dio un giorno si è svegliato e ha fatto questa cosa, la scrittura dice nella pienezza dei tempi, la prima lettura ci aiuta proprio a ricongiungerci, credo, con una parte di noi stessi, potrei dire anche della nostra intimità, con cui facciamo sempre un po' fatica a ricongiungerci. Quando si dice nella prima lettura, dove sei? Chi ti ha fatto conoscere che sei nudo? Queste domande che Dio rivolge all'uomo dopo il peccato sono quella parte di noi che facciamo sempre fatica a far uscire allo scoperto, anche a riconoscere noi stessi. Anche se poi in modi maldestri lo diciamo. A cosa mi riferisco? Al fatto che tutti noi, mentre tentiamo di vivere, di onorare il compito che ci è stato affidato, no? La nostra umanità, arriva sempre un momento in cui ci nascondiamo, a volte ci sotterriamo, perché abbiamo l'impressione di essere stati brutti e cattivi, o di aver semplicemente sbagliato per l'ennesima volta. Quante volte abbiamo detto sono un disastro? Infinite volte, a volte più seriamente, a volte più drammaticamente. Ecco, Dio
ha bisogno di dialogare con questa parte di noi. Dove sei? Chi ti ha detto che sei un disastro? Fatti trovare. Perché noi, a causa di questa cosa che cominciamo a pensare, che è l'effetto, dice la scrittura, no? Dell'inganno del serpente, cioè la conseguenza del peccato, è che noi cominciamo a nasconderci realmente da Dio, dagli altri, ed entriamo in una spirale dove abbiamo l'impressione, no? di fare sempre più pasticci. Sbagliamo una cosa, poi ne sbagliamo due, poi quattro, esponenzialmente. E poi smettiamo persino di contare i disastri che facciamo. E cominciamo ad avere un'opinione troppo piccola di noi stessi. Ed è per questo che la nostra vita si rimpicciolisce. Perché vediamo le nostre quotazioni precipitare sempre più in giù. E allora cominciamo anche a vivere in rapporto a quelle quotazioni. Perché allora Dio un giorno ha pensato di dover creare una creatura liberandola dal peccato originale? Perché si rendeva conto che non riusciva a farci il regalo fondamentale che voleva farci, che era Cristo. Cioè la strategia di Dio davanti a noi che ci nascondiamo a causa del peccato è quella di farci dei doni. Voi leggete la Bibbia, dopo il peccato c'è un Dio che si china, a volte si inchina davanti al suo popolo per convincerlo che è valido, è meritevole di un'alleanza, è bello anche quando sbaglia. Ma noi questa cosa non la capiamo. Dovremmo immaginare questa scena: noi che siamo nascosti e Dio che tenta di metterci dei regali davanti alla nostra tana. Un fiore, un gioco. Non è così la nostra vita? Ma noi non usciamo. Non usciamo mai del tutto. Al limite usciamo un attimo per prendere il pezzettino di formaggio e poi ritorniamo nella tana. Dio un giorno si è accorto che per farci uscire definitivamente doveva farci l'ultimo regalo. Perché noi ci convinciamo solo così a uscire allo scoperto, a colpi di bellezza, a colpi di grandezza. Aveva bisogno che una creatura credesse a tutta la bellezza a cui siamo noi destinati. Per questo si è preso la libertà di smacchiare una creatura in anticipo e ha scelto Maria. E lo ha potuto fare perché stava per donare al mondo lo smacchiatore universale, Cristo, cioè quello in cui noi siamo tutti santi, immacolati, redenti. Perché? Perché è morto per noi. Perché chiunque si riconosce, anche il più disastro dei disastri, basta che accetta che Dio abbia piegato per tutti quei suoi disastri con Cristo ed è salvo. Però quando Maria è stata creata e poi ha ricevuto l'angelo, Cristo non c'era ancora. Capite? Quindi Dio ha fatto un trucco, ha cominciato a usare la grazia di Cristo in anticipo, prima ancora di metterla nella storia. È una cosa pazzesca, noi non riusciamo a capire come Dio abbia potuto fare questo. Però è importante che lo capiamo, perché Dio fa così anche con noi. Cioè, quando ci chiede di fare delle cose, Dio in realtà ci sta donando la grazia di poterle fare in anticipo. E ci verrebbe da dire: ma perché non mi dà prima la grazia e poi mi chiede di farlo? Per renderci responsabili e protagonisti di quello che ci vuol far fare. Noi tante volte abbiamo paura, no? Di dire una cosa, di fare una telefonata, di cambiare una scelta. Perché? Perché non sappiamo come andrà a finire. Ma quando Dio ci spinge in queste cose grandi, no, che magari ci fanno un po' paura, perché lo fa? Perché poi garantirà Lui quelle scelte, cioè Lui sarà con noi. Ma vuole che sembra che le stiamo facendo noi. Capite qual è il trucco della nostra libertà? Cioè Dio non ce la toglie mai la libertà. Al limite la viene a rafforzare quando la vede molto flaccida, molto debole, di nascosto. Mettendoci una grazia in anticipo, di cui poi noi ci accorgiamo dopo. Per questo quando noi scopriamo la grazia, poi facciamo veramente un sorriso a Dio meraviglioso e ci leghiamo a Lui per sempre, perché solo l'amore è capace, solo uno che ci ama tantissimo è capace di far così. Donarci una cosa e farci sembrare che quella cosa l'abbiamo fatta noi. Capite cosa ha fatto Maria?
Maria ha ricevuto il dono di Cristo, ma l'ha fatto lei, l'ha concepito lei nel suo grembo. Quindi capite quanto è importante questa festa? Perché tutte le grazie Dio le fa così. Noi vorremmo, Maria, facci la grazia, Immacolata. Cioè noi abbiamo un'idea della grazia, no? Dio, pensaci tu, per favore, io ho già fatto tutto quello che potevo fare, adesso tocca a te. Se Dio ascolta questa preghiera, ci dice proprio il contrario. No, io ho già fatto tutto, tocca a te. Ed è questa parola che noi non capiamo mai. Cioè che noi possiamo saltare anche quando non vediamo il gradino, perché il gradino c'è già. Naturalmente se non siamo visionari, se non stiamo facendo una cosa impulsiva e improvvisa, se abbiamo pregato, se abbiamo ascoltato, se ci rendiamo conto che quella è proprio la strada che Dio sta facendo con noi. Noi possiamo appoggiare i piedi là dove il gradino non si vede. Faremo così un giorno, e pensate, quando moriremo faremo così. Metteremo un piede nell'invisibile e Dio farà quello che deve fare, perché non sono ancora morto io, e neanche voi, mi pare. Però così funziona il dono di Dio. È una realtà che noi non vediamo ma che esiste e che ci rende capaci di fare delle scelte in tutta libertà. Perché questo è Maria. Vedete, Maria, a differenza dei progenitori, non è che dice subito di sì a Dio, eh? Vi ricordate cosa hanno fatto Adamo ed Eva? Hanno abboccato subito, come i pesci, che abboccano facilmente. Maria invece, quando arriva l'angelo, dice aspetta, aspetta, cosa sono che ti saluto piena di grazia? Che vuol dire questo saluto? Chiede spiegazioni. Poi quando sente questa cosa enorme che Dio gli sta dicendo, concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù, e lei dice, ma io non conosco uomo, come avverrà? Ascoltate bene questa domanda, non è l'obiezione che noi, come dire, tiriamo fuori ogni giorno, no, per fare un passo indietro. È la domanda curiosa di chi ha fiducia che sta facendo un passo in avanti. Dov'è? Com'è? Come noi quando ci incominciamo ad appassionare a qualcosa, facciamo un passo in avanti, mica indietro. Quando cominciamo a vedere che c'è qualcosa che è per noi. Com'è che avverrà questo? Io non ce la faccio da solo, aiutami a capire come posso farlo. Ora, perché Maria sembra così diversa da noi? Perché questo essere creata senza peccato gli ha sgomberato il cuore, la mente, da quel sospetto che noi abbiamo di essere brutti e cattivi e quindi meritevoli di cose molto basse e piccole. È quello che dice San Paolo nella seconda lettura. Benedetto sia Dio, che ci ha benedetti con ogni benedizione in Cristo. In Lui ci ha scelti. In Lui siamo stati fatti anche eredi. Il cuore di Maria, quando Dio gli si è avvicinato, è stato capace di credere che, mentre sta disegnando la nostra vita, San Paolo parla di un disegno di amore, Dio guarda Cristo. Mi viene questa immagine, è l'unica sensata con cui riesco a capire questo testo. Voi immaginate di essere sotto le mani di un truccatore, tanto ormai i truccatori fanno delle trasformazioni incredibili, no? Nei film uno da brutto diventa bellissimo e da bellissimo diventa un mostro. Ora noi siamo tra le mani di Dio, no, che ci sta truccando, e scopriamo che nel truccarci sta guardando una fotografia come modello. E quel modello chi è? Suo figlio. Capite cosa il cuore di Maria ha intuito? Che quando Dio ci trucca, cioè ci trasforma con la sua grazia, con i suoi doni, sta guardando a Cristo. Cioè per Lui, noi siamo belli quanto Lui, siamo validi quanto Lui, siamo capaci quanto è capace Lui. Questo ha fatto uscire da Maria quel eccomi, ci sto. Questa è la nostra festa, capite? Oggi noi perché siamo in festa? Perché è la festa della vita. Davanti a Maria Immacolata noi ci rendiamo conto che possiamo ricominciare a vivere. Noi siamo creature per l'avvenire, per il venire delle cose che vengono da Dio.
Questo è l'Avvento. Perché nel cuore dell'Avvento c'è Maria? Perché Maria è la donna dell'Avvento, dell'avvenire delle cose. Maria è un'umanità che esplode vita, ma quella vita che dobbiamo lasciare che avvenga in noi. Perché la grandezza di Maria è credere nell'avvenire che avviene nella sua carne. Cioè lasciarci toccare, lasciarci provocare, lasciarci raggiungere da un invito che tocca la nostra vita. Allora anche noi diventiamo luoghi di avvento, cioè dove la venuta di Dio può finalmente venire. Non ci resta che stare un po' in silenzio e in contemplazione di questo grande mistero di libertà. Maria è una donna completamente libera e sovrana, e questo vuol dire essere senza macchia davanti a Dio. Non essere senza errori, ma essere senza paura. Questa è la grande dignità di Maria. Maria non ha paura di scegliere la vita, correndo tutti i rischi che bisogna correre per fare questo. E accettando anche di porre tutte le domande che è necessario porre. Perché quando finiscono le domande poi resta la nostra volontà. Noi abbiamo il diritto di dire a Dio: Signore, ma aiutami un po' a capire, perché io mi sento ancora in mezzo a una strada. E questa è una preghiera che gli possiamo fare. Però stiamo pur certi che Dio poi ce lo dice, come ha detto a Maria: camminerò con te, la mia ombra, il mio spirito ti coprirà ovunque andrai. E a quel punto, ecco, dobbiamo leggerla fino in fondo l'Annunciazione, ma si dice: eccomi, avvenga di me secondo la tua parola, e l'angelo si allontana. E non c'è più scritto che è tornato. Non sappiamo se Dio gli ha parlato ancora. Forse è anche per questo che noi a volte esitiamo a dire di sì a Dio. Ci piace stare dentro l'Annunciazione a oltranza, come ci piace stare a letto nei giorni di autunno e d'inverno senza uscire dalle coperte. Perché sappiamo che se usciamo dalle coperte è tutta un'altra storia. Eppure l'Immacolata Concezione ci dice proprio questo. Una volta che diciamo di sì a Dio, davvero Dio è dentro la nostra libertà. E noi possiamo essere sicuri che ci seguirà ovunque, ai piedi di ogni croce che dovremo attraversare, ma anche all'inizio di ogni risurrezione che potremo vivere con Lui. Allora, che ognuno chieda quello che vuole alla Madonna oggi, anche cose molto concrete, ma che nessuno se ne vada a casa questa sera senza aver chiesto alla Vergine Immacolata di aiutarci a credere che anche noi possiamo vivere così, liberi finalmente dalla paura.